L'immagine per me è molto importante, è inutile nascondersi, è fondamentale. Io a Los Angeles, soprattutto dove sono tutti artisti, essere belli e apparire belli è molto importante. In più io faccio danza, sono diciamo uno studente di danza, non proprio un ballerino, ma ci sto provando. E mi piace trasmettere qualcosa al pubblico quando danzo, e questo può avvenire anche tramite il mio aspetto, non solo tramite i miei movimenti. La mia fisionomia è cambiata nell'arco degli anni. Mia madre mi diceva sempre che avevo un bel naso quando ero piccolo, e poi mi ricordo un bel giorno mi disse: "Oddio, ti sta venendo il naso di tuo papà". Il mio naso precedentemente era un po' con la gobba, certamente. Quando mi vedevo di profilo sapevo che sarebbe potuto essere più bello. Un altro motivo importante che mi ha portato a fare questa operazione è stato che avevo problemi respiratori, avevo sempre il naso chiuso e in più russavo di notte. In particolare una fidanzata, una ex fidanzata, si è lamentata del mio russare, e questo è uno dei grandi motivi che mi ha portato a fare questa operazione. Ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Colombini e mi sono affidato completamente alle sue mani. La mia operazione è avvenuta alla Sedes Sapientia di Torino. Sono entrato la sera e sono stato operato la mattina. Il giorno successivo, con grande orgoglio, ero già fuori dalla clinica. L'operazione è andata benissimo e il dottore è stato eccezionale. Ho amici che ho saputo dopo, a dire la verità, hanno fatto la medesima mia operazione, ma hanno detto che hanno sofferto tantissimo, mentre io non ho sofferto per niente. Ero al massimo un po' gonfio al di sotto degli occhi. Ricordo poco, a dire la verità, dell'operazione. Ricordo l'anestesia, mi sono addormentato lentamente, ho solo sentito il gelo e il freddo entrare dal braccio sinistro e dopo non ricordo più nulla. Mi ricordo di avere aperto gli occhi quando il dottor Colombini mi ha chiamato, ho sentito la sua voce, ho aperto gli occhi. Abbiamo scherzato su qualcosa, ma adesso non ricordo esattamente le parole. Abbiamo riso e dopo io mi sono riaddormentato. Il giorno dopo ero in grado di alzarmi e di andare a casa tranquillamente. Avevo un bendaggio sul naso che manteneva in posizione corretta il setto, e in più avevo due tamponi all'interno del naso. È durato all'incirca 5 giorni, se ricordo bene. Dopo 5 giorni abbiamo rimosso tutto. Sono tornato alla normalità una settimana dopo. Avevo ancora qualche problema a fare danza perché sentivo l'anestesia. Comunque dopo una settimana io già danzavo. Purtroppo non mi sento di notte, o fortunatamente, ma credo di non russare più. Soprattutto ho avuto dei miglioramenti dal punto di vista respiratorio. Precedentemente avevo sempre il naso chiuso e adesso ce l'ho molto molto meno. Ce l'ho solo in occasione del raffreddore. Alla famosa fidanzata gli direi: "Guarda che ti sei perso, guarda che bel naso adesso". Il dottor Colombini è rimasto un bellissimo rapporto di amicizia e di stima. Sinceramente mi sono trovato molto bene e l'ho consigliato a tutti i miei amici.